Oggi, 1 agosto, festeggiamo Sant'Alfonso de Liguori, vescovo, confessore e dottore della Chiesa, 1696-1787. In quasi tutta Italia ed anche fuori dal nostro paese, la notte di Natale risuonano le note di una ingenua e dolce pastorale che comincia con le parole: Tu scendi dalle stelle, o re del cielo, e vieni in una grotta al freddo e al gelo. Questa pastorale, parole e musica, fu composta da uno dei più grandi santi, proclamato dottore della Chiesa, non certo per i suoi versicoli o per le sue musichette, ma per la sua opera missionaria e i suoi trattati di teologia morale. Alfonso era nato da una delle più antiche e nobili famiglie napoletane, quella dei Liguori, sulla fine del Seicento. Il padre l'aveva fatto studiare in casa e il giovanetto mostrò talento per ogni disciplina: greco, latino, francese, matematica, scienza, anche pittura, poesia e musica, quella musica che gli servì a comporre canzonette sacre, nello stile del Metastasio, ma con l'anima del santo. A 17 anni si laureava in diritto civile e diritto canonico. Di lì a poco tutta Napoli accorreva a udire il più giovane avvocato della città, che perorava le cause con meravigliosa dottrina e straordinaria eloquenza. Tutto faceva prevedere un avvenire brillantissimo se un giorno, dopo tante vittorie, il giovane avvocato non avesse subito un terribile scacco. Difendeva una causa nella quale si sentiva sicuro, credendosi dalla parte della ragione. La sua oratoria aveva dimostrato la giustezza della sua tesi, quando un documento, esibito all'ultimo momento, dimostrò falso tutto ciò che il giovane avvocato aveva sostenuto in buona fede come vero. Alfonso, colpito da questo incidente per nulla eccezionale, si chiuse in casa, rifiutò di mangiare, meditando sulla incerta giustizia umana e sulla giustizia divina, unica a non deludere e a non errare. Dovette lottare con i pregiudizi dei parenti e con la resistenza del padre, ma non ebbe pace finché non mutò la toga dell'avvocato con la talare del sacerdote. La sua prima attività, naturalmente, fu quella del predicatore. La sua oratoria trascinante gli avrebbe assicurato grandi successi tra le classi colte di Napoli settecentesca. Forse lo avrebbero chiamato a corte a predicare gli esercizi a gentiluomini godericci e a gentildonne galanti. Ma il giovane sacerdote, durante le sue missioni, aveva scoperto un mondo che fino allora gli era stato estraneo, il mondo dei lazzaroni in città e dei cafoni in campagna. Quel popolo ignorante perché abbandonato a se stesso, superstizioso perché non educato, trascurato da tutti, dalla corte, dai nobili, dai signori e anche dal clero. Alfonso de Liguori, mosso da un rimorso cocente e da una profonda pietà, pensò a una congregazione che si dedicasse al soccorso e all'educazione dell'infima società. Sognò missionari che portassero la luce della fede e il fuoco della carità nei bassi cittadini e nelle capanne rurali. Dovette lottare anche per l'opposizione del ministro Tanucci, che, secondo le teorie illuministiche, voleva il clero soggetto alla politica del re. Egli aveva 53 anni quando il Papa approvò il suo istituto del Santissimo Redentore, detto anche dei Redentoristi, ma soltanto a 84 anni ebbe dal re
il permesso di impiantarlo legalmente. A 66 anni a Sant'Alfonso era stato nominato vescovo di Sant'Agata dei Goti, vicino a Napoli. Fu un vescovo epuratore e missionario, epuratore nei riguardi del clero, missionario nei riguardi del popolo ignorante e pezzente. Dopo 13 anni di fatiche apostoliche, quasi completamente cieco, quasi completamente sordo, la testa inchiodata sul petto da un doloroso reumatismo, chiese ed ottenne di ritirarsi nel proprio istituto. Sembrava che la sua giornata di buon lavoratore fosse terminata. Invece visse ancora per 12 anni. Visse, non vegetò, scrivendo lettere ai suoi missionari, esortazioni ai sacerdoti e quelle opere che gli valsero il titolo di dottore nella Chiesa dopo la morte, che lo spense a 91 anni. Le sue opere andavano dall'istruzione più elementare, come le Glorie di Maria o il Gran Mezzo della Preghiera, all'istruzione delle religiose, come la Vera Sposa di Gesù, alla trattazione della materia più scottante, in quei tempi di contrasto tra cattolici e giansenisti, tra lassisti e rigoristi, la morale. La sua Teologia Moralis costituisce un testo fondamentale di sicura dottrina. Egli vi adottò la teoria detta probabilista, quella cioè che nei casi dubbi lascia libertà di scegliere una soluzione se non certa, almeno probabile. Rigorista con se stesso, Sant'Alfonso era probabilista coi peccatori. E poiché la legge morale è colmata solo con l'amore di Cristo, egli scrisse un libro sulla pratica dell'amore verso Gesù Cristo. È un libro che anche oggi si legge e fa bene, lenendo i dolori e medicando le piaghe di quei lazzaroni e cafoni che siamo noi tutti, malgrado le apparenze di educazione e di civiltà. Oggi festeggiamo anche San Rutilio, martire nel III secolo, Santo Stefano I, Papa e martire nel 257, e tutti i santi del Paradiso pregate per noi. Amen.